Buonasera, benvenuti. Il Tevere non ci ha bloccati, non ci ha fermati, temevo, tutto invece insomma, è andato, non vi ha fermati. Solo per chi non è stato al primo incontro, non si preoccupi perché non c'è nessun legame tra il primo e il secondo incontro, però questi cinque passi hanno un legame tra di loro e verrà svelato qual è il legame che li tiene uniti solo all'ultimo incontro, al quinto passo. Questo passo si chiama un passo nella consolazione, mentre il primo era un passo nel deserto e riguarda proprio il rapporto con i nostri genitori. Io inizio, come vi accordo, la catechesi di mezz'ora. La struttura dell'incontro, mi mangio anche un po' di tempo, non è problema, è questa, cioè c'è una mezz'ora di catechesi, terminata la quale vengono distribuiti dei fogli bianchi dove uno può in forma anonima fare la sua domanda. Poi le domande vengono raccolte e un'altra mezz'ora di clessidra rispondendo alle domande. A quel punto l'incontro è terminato, cioè chi vuole andare può andare, chi desidera può restare e si risponde a un'altra mezz'ora di domande, quelle che sono restate insomma nei cestini. Bene, dicevo nel primo incontro che assolutamente non ero un tuttologo, cioè in grado di rispondere a tutte le domande. Il primo incontro si intitolava così: molti dicono io credo in Dio, io non credo nella Chiesa, e quindi ammettevo di non avere la competenza probabilmente di rispondere a tutte le domande. Sicuramente oggi mi viene da dire questo: non sono assolutamente uno psicologo, io non sono uno psicologo e non voglio assolutamente entrare a questo livello. Diciamo che la visione cristiana dell'uomo è questa, cioè c'è un livello più superficiale, quello dei sensi, c'è quello della psiche, ma c'è un livello più profondo, il livello dove un uomo dice io voglio ed entra in rapporto personale con Dio, ed è a questo livello più profondo che agisce l'annuncio del Vangelo e lo Spirito Santo. So benissimo che, e questa è la mia gioia, è che in questo gruppo di persone c'è di tutto. C'è il credente che ha un cammino molto profondo, il credente normale, non so cosa sia un credente normale, comunque il credente con, non so, però qualcuno dice io sono un credente normale, dove... ci sono poi i credenti che hanno dei profondi dubbi, c'è chi vive nel dubbio e si definisce agnostico, c'è chi crede in Dio punto e basta, c'è chi è ateo convinto, sicuramente ci sarà un po' di tutto qui e questo mi riempie di gioia e non è assolutamente un problema. Il desiderio però è questo: chi ha dei forti dubbi o addirittura i non credenti, visto che questo è un confronto sereno che assolutamente non cerca di convincerli, queste persone possano apprezzare la ricchezza della fede, diciamo in questo senso, non la fede intesa come un sentimento provato, perché la fede non è un sentimento, ma noi cerco di presentare, di rendere ragione di quello che è una specie di deposito, di un tesoro, che ha una sua bellezza in sé. Uno può guardarlo e poi prendere la sua posizione, però il compito è far vedere che questo tesoro, questo deposito della fede, i contenuti della fede, sono qualcosa di prezioso, qualcosa di ricco. E quindi l'interesse è quello di dire che ci sono delle cose che fanno parte del nostro deposito di fede e altre cose non lo sono. E che tante volte ci sono dei veri e propri equivoci. Cioè, sul discorso, ad esempio, del rapporto con i genitori, c'è un modo comune di intendere l'onore al padre e alla madre che non è il cuore pulsante della nostra fede, cioè non fa parte di questo tesoro. È una deformazione, non è, ad esempio, la convinzione che cattolico sia un rapporto con i genitori, un intendere l'onore al padre e alla madre, dove al centro fortissimo c'è senso di colpa. Molte persone sono convinte che costitutivo della nostra fede ci sia il senso di colpa, che sia quasi necessario questo senso di colpa. Questo vedremo che è un gravissimo errore, non è il contenuto, non è la cosa preziosa della nostra fede, non fa parte di questo tesoro, del nostro deposito.
È un passo nella consolazione, diciamolo subito, innanzitutto per i figli. Dovevo un po' schierarmi, e io mi sono schierato in un certo senso dalla parte dei figli, perché figli lo siamo stati tutti. E quindi la consolazione e il desiderio è quello di consolare anche i genitori su certi punti, ma soprattutto di consolare i figli, cioè di far vedere come, se noi rimaniamo fedeli a quelli che sono i contenuti, il deposito della nostra fede, ci sono molti elementi di consolazione. In una sua lettera San Paolo dice questo: io piego le ginocchia davanti al Padre dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Io piego le ginocchia davanti al Padre dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende il nome. Paolo parla che c'è, dice che c'è una fonte della paternità, c'è una fonte dell'essere padri e madri, e i padri e madri biologici, quelli di sangue, ricevono questo dono. Questo è un dono ricevuto e che si può ricevere sempre più in profondità e continuamente, e questa è una prima buona notizia per i figli e per i genitori. Per i figli, perché bisogna dire subito che il figlio non è un prolungamento dei genitori. Il figlio non è una proprietà del padre e della madre, non è una cosa sua, perché da un'altra parte riceve questo dono. Questo è un contenuto pulsante, luminoso della nostra fede, questo è un aspetto di questo tesoro. Dire che un padre e una madre non sono l'assoluto, non è vero che in un certo senso la famiglia è importante, ma non è vero che il padre e la madre sono un assoluto, perché quel dono lì l'hanno ricevuto da un'altra fonte. E questo dono lo puoi usare bene e lo puoi usare male, puoi anche sprecarlo, puoi buttarlo via. E questo è di grande consolazione per i figli, ma anche di consolazione per i genitori, perché se si mette in un atteggiamento umile di dire: padre, tu che sei padre, insegnami a essere padre, insegnami a essere madre, donami ancora di più questa paternità, fammi essere padre come lo sei tu, allora lo riceveranno. E sarà una grazia anche per i loro figli. Quindi è una consolazione che toglie tante ansie, tante preoccupazioni, come se si dovesse essere padri e madri con le nostre forze. Un giorno Gesù disse: non pensate, questa cosa che vi sto leggendo si vedrà subito il collegamento, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, cioè l'Antico Testamento. Non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto. Gesù, parlando dell'Antico Testamento, onore al padre e alla madre, parla di un compimento, di una necessaria pienezza. Ci manca qualcosa. Bene, allora per apprezzare in che senso Gesù parla di questo compimento in relazione al nostro tema, vi leggo un brevissimo brano dell'Antico Testamento che ha in sé delle verità, però che si vede chiaramente che gli manca qualcosa. Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle, che non obbedisce alla voce di suo padre né di sua madre, e benché l'abbiano castigato non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della città: questo nostro figlio è testardo e ribelle, non vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato e un bevitore. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà. Così estirperai da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore. Gesù dice che questa parola ha bisogno di un compimento. Non dice che ha bisogno di una pienezza. Evidentemente ne manca qualcosa. Per noi è evidente che manca qualcosa. È evidente perché c'è stato Gesù, ci sono stati 2000 anni di cristianesimo. Prima questa parola non c'era nessuno che batteva ciglio, era abbastanza accettata, abbastanza normale. C'era bisogno di un compimento. E allora il compimento, l'inizio, proprio solo l'inizio di un brano celeberrimo, che però ha delle conseguenze di consolazione infinite. Disse Gesù: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta.
e il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliele dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Questa è la pienezza di quella parola dell'Antico Testamento che non era piena. Un figlio dissoluto e bevitore, questo è il compimento di questa parola. Un brano che dice sicuramente molto sulla salvezza, su come Dio sicuramente vede i peccatori, le cosiddette mele marce, e provoca molto, a mio avviso, anche quei genitori che sono preoccupatissimi dell'abbandono dei figli per quanto riguarda la fede. Ogni volta, almeno una volta al giorno, quel genitore che arriva e mi dice: ah, mio figlio non va più in chiesa, mio figlio ho smesso, mio figlio qui, mio figlio là, litanie che devo subire e devo soffrire, mi verrebbe da dire: ma c'è il Vangelo, ma cosa vi stupite? C'è il Vangelo che racconta che questa cosa qua è strutturale. Il fallimento è a monte, non è pedagogico, non è che è sbagliato qualcosa. Questo abbandono della casa del padre è scritto dentro la carne dell'uomo. Non è un errore, un fallimento tuo. Sta sereno. Non è colpa tua, necessariamente, della tua cattiva testimonianza. O magari sì, però uno non perde la fede solo per la cattiva testimonianza di qualcun altro. È un mistero più profondo, stai sereno. Ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, vi chiedo scusa, è un brano teologico, cioè ci parla di Dio, ci dice come si comporta, qual è il cuore, qual è il volto di quel padre da cui ogni paternità prende il nome nel cielo e sulla terra. Ci delinea il volto del padre. Dio dona ai padri e alle madri che lo chiedono lo Spirito Santo per diventare come il padre di questa parabola. Allora, di questa parabola vorrei sottolineare solo due, e siamo alla fine del secondo foglio, quindi siamo ottimamente a tempo, due particolari. Il primo: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Cosa sottintende questa richiesta? Dammi la metà del patrimonio. Sottintende due cose. Da un lato, e questo è molto importante per i figli, il figlio sapeva benissimo che in casa non poteva fare il bello e il cattivo tempo. Il figlio sapeva perfettamente che il padre aveva le sue regole e quindi sapeva che non poteva continuare a comportarsi come avrebbe voluto andando al di là delle regole di suo padre. Questo vale molto per i genitori. Quel figlio sapeva che se voleva fare quello che voleva non poteva farlo in quella casa, perché le regole del padre c'erano. Questo ci dice tanto, eh? Lui va dal padre e dice: dammi metà dell'eredità, perché io so che per fare quello che voglio fare devo andarmene da qui, non posso fare quello che voglio in casa tua. Quindi che ci sia comunque una regola è fondamentale, è importante. Però soprattutto ci dice un'altra cosa. Questa è una richiesta tremenda, è una richiesta tremenda, perché il figlio sta dicendo... Cosa sta dicendo? Io vorrei che tu fossi già morto. Ti sto chiedendo l'eredità perché io vorrei che tu fossi già morto. Per me sei morto, a me interessa solo dei tuoi beni, delle tue sostanze. Dammi, perché per me sarebbe meglio che tu fossi morto. Potrei finalmente
godermela con i tuoi soldi. È una richiesta tremenda. Il figlio sa che non può tenere il piede in due staffe e fa questa richiesta tremenda al padre. Il padre, e questo è importantissimo, è consolante per il figlio, questo padre che è Dio, e quindi la paternità che i genitori possono ricevere è questa, di questo tipo, rispetta la libertà del figlio nell'errore. Il padre divise tra loro le sostanze. Non batte un ciglio, non si dice che gli fa, non dice con tutto quello che ho fatto per te, con il bene che ho fatto, con tutte le cose, non un ricatto morale, non una niente, di niente, di niente. Divise le sostanze. Questo è un altro aspetto prezioso della nostra fede. Dio non insegna un genitore a non lavorare sul senso di colpa, a schiavizzare lavorando sul senso di colpa, sul senso del dovere. Dio non è così, la nostra fede non annuncia questo. Quindi quando un genitore, anche a nome della fede, lo fa dicendo che la nostra fede è questo, sta deturpando il volto della fede, è una cosa molto più grave, oltre di commettere semplicemente un errore contro il figlio, se annuncia che questa è la nostra fede, perché la nostra fede non è questa, non c'è questa, è questo che emerge dalla la paura, dobbiamo dircelo, della libertà. Noi abbiamo paura della libertà, noi abbiamo paura dell'errore dell'altro, gli incubi su quello che potrebbe succedere. Noi tutti siamo dentro questi incubi. Se succedesse, raccontavo ad alcuni, doveva venire qua, c'era già il pulmino pronto con 10 ragazzi, un bravissimo giovane sacerdote, i genitori hanno bloccato perché non si poteva muoversi, perché era pericolosissimo, perché il Tevere esonda e questa è una zona pericolosa, e questi ragazzi, niente, non hanno potuto vivere questa serata. Per l'incubo, per la paura, per l'ansia, per la preoccupazione, ci sono due estremi. Un genitore che non ha paura per suo figlio e che dice, ma sì, ma fa quello che vuoi, non me ne frega niente, ce ne sono, vai, vabbè. Che non hanno paura, non hanno dolore per gli errori del figlio, questo è un estremo terribile, ma anche l'altro estremo. Ecco, se dovessi dire un contenuto della nostra fede è questo, lo Spirito Santo ti permette di vivere quell'equilibrio che tu vorresti vivere, ti può dare l'equilibrio tra una giusta preoccupazione e un'ansia che uccide, tra una indifferenza che uccide, perché avere un genitore che proprio non gliene frega niente di quello che fai, dei tuoi errori, che ti fai del male, è un'esperienza dolorosa, ma avere anche l'ansia che potrebbe succedere sempre qualcosa, alimentata anche dai mezzi di comunicazione, come succede in questi, non è una cosa sicuramente bella. Allora, tutti noi siamo dentro questo e tutti noi facciamo fatica per le nostre cose a vivere questo equilibrio. Occorre accogliere il rischio educativo, il rischio di educare. E questo è un passaggio molto delicato. Accettare, lo vorrei dire proprio piano piano, accettare il dolore che comporta il rispetto della libertà dell'altro anche nell'errore. Accettare su di sé il dolore che comporta rispettare la libertà dell'altro quando sbaglia. Questo è il rischio educativo, c'è il rischio del ragazzo. Non so chi ha davanti agli occhi, ha presente, c'è un quadro meraviglioso di Rembrandt che rappresenta il ritorno del figlio al prodigo e del padre misericordioso che lo accoglie. C'è questo padre che mette le due mani sulle spalle del figlio e sono due mani diverse, una maschile e una femminile, per esprimere la completezza di questo amore. E ci sono in primo piano i piedi di questo figlio. Ha perso una scarpa e ha questi piedi tutti sporchi, tutti tagliati. Allontanarsi dalla via del padre non è indolore. Andare a spendere i propri beni in prostitute e ubriachezze non è indolore. E un padre anche di carne, una madre di carne lo sa. Però il dono che Dio ti fa, questo è il contenuto della nostra fede, e che ti dà la forza di amare come questo padre. E allora come ama questo padre? Solo una sottolineatura. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il padre non lo ha seguito. Il padre non è andato a contare i peccati che ha commesso.
non è andato a richiamarlo nel luogo dove era andato. Il padre non è andato a contare quante volte andava a prostitute, o quante volte si è ubriacato, o a fare il conto dei soldi che andavano via. Non è andato a riprenderlo in nome di quel dolore che stava provando. Si dice che però lo aspetta, e lo capiamo dal fatto quando era ancora lontano. Ancora una volta questo quadro di Rembrandt è incredibile, perché si vede negli occhi, gli occhi del padre sono gli occhi di un cieco, uno che è diventato cieco a forza di aspettare questo ritorno. Eppure quando è ancora lontano lo vide, lo sta aspettando. Ora occorre entrare, il padre ti permette di, il padre del cielo ti permette, se sei padre e madre, di diventare padre e madre così. Questo è il contenuto della nostra fede: rispettare la libertà dell'altro anche nell'errore e aspettare questo ritorno con amore. E questo è sicuramente un messaggio che è consolatorio, ma è anche molto doloroso, perché questo allargamento del cuore fa male. Il senso di colpa non fa parte della nostra fede. In questa pagina non c'è scritto niente sul senso di colpa. Quindi, quando viene usato il senso di colpa, non fa parte della nostra fede. A me questo interessa dire. Non fa parte del nostro deposito, del nostro tesoro. Non è cattolico il senso di colpa. Il senso di colpa è psicologico, è un altro livello, ma non è cattolico. Lo Spirito Santo non lavora con i sensi di colpa. E allora un brano dell'Antico Testamento che dice: onora tuo padre e tua madre come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sia felice nel paese che il Signore tuo ti dà. Rimane questo comandamento, non passa una parola di questo. Se vuoi essere felice però, onora il padre e la madre. E c'è un brano molto bello dell'Antico Testamento dove Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna, aveva bevuto il vino, si ubriacò, giacque scoperto, cioè nudo, all'interno della sua capanna. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto, lo vide nudo, e andò a raccontare la cosa ai fratelli. L'altro fratello prese il mantello e, entrando, dando le spalle per non vedere il padre nudo, lo coprono. Coprire le nudità dei nostri genitori, i loro errori, questo dà felicità ai figli, anche quando ci sono. Coprire le nudità dei genitori è giusto, avere pudore nei confronti dei loro errori, onorarli, rispettarli anche nell'errore. Però bisogna ricordare che ognuno ha la sua battaglia, i genitori hanno la loro battaglia, i figli hanno la loro battaglia. Ci sono dei figli che hanno un senso di colpa paralizzante, che li paralizza per gli errori dei loro genitori. Ci sono, e anche questo non fa parte della nostra fede, cosa che Dio non vuole, che i figli siano paralizzati dagli errori dei loro genitori. Ci sono ragazzi paralizzati, bloccati dagli errori dei genitori come se fossero i loro. Questo non lo vuole. Un conto è coprire le nudità di un genitore, un conto invece è essere paralizzato dal senso di colpa per gli errori dei genitori. Ci sono battaglie che se papà e mamma non le vogliono combattere, noi non possiamo combatterle per loro. Questo fa parte della nostra fede. Ci sono delle battaglie che se i nostri genitori personali, magari uno ha un papà che ha un problema, uno ha una mamma che ha un grave problema, ci sono delle battaglie che se loro non vogliono combattere, noi non possiamo fare i genitori dei nostri genitori, noi non possiamo combatterle per loro. E lasciarci paralizzare da questo non fa parte della nostra fede. Io devo solo, il mio compito è questo, cioè dire quello che fa parte e quello che non fa parte della nostra fede. Concludo. A chi va al primo posto? Perché il Vangelo è un po', dice delle cose anche un po' spiacevoli. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Di solito si legge sempre la prima frase, mai la seconda.
Dico solo che anche questo è un contenuto della nostra fede. Si legge sempre, voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Ma quanti hanno sentito anche quella che viene dopo? Perché? C'è quella dopo, fa parte della nostra fede, c'è un deposito, un tesoro, che è un gioiello prezioso, che è anche questo. Voi padri non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Il padre e la madre di Gesù, Giuseppe e Maria addirittura, si stupivano delle cose che si dicevano di lui e in certi momenti non lo capiscono. Anche il padre e la madre di Gesù non hanno capito Gesù. E Gesù ha fatto delle cose sulle quali già a 12 anni padre e madre non erano d'accordo. Noi in ansia li stavamo cercando. Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio, 12 anni. Questo fa parte della nostra fede. Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. La famiglia, questa è una buona notizia della nostra fede, è importantissima, ma non è un assoluto. Non è un assoluto della nostra fede. Perché la famiglia può chiedere a un figlio cose non necessariamente cattive, ma cose che non sono quelle che il Signore vuole da lui. E se una famiglia chiede anche cose buone, ma che non sono quelle che il Signore vuole da lui, un figlio deve andare da un'altra parte. Io non sarei qua a parlare. Se io per 3 anni avessi obbedito ai miei genitori, non sarei qua. E oggi loro non sarebbero felicissimi, perché oggi sono felicissimi. E chi è mio amico lo sa quanto sono felici. I messaggi bellissimi. Ma io non sarei stato qua. Se avessi obbedito a mia mamma e a mio papà, se avessi obbedito alla mia mamma, quando mi diceva no, perché mio papà è imprenditore, ha una fabbrica, io ho fatto economia e commercio, io devo prendere, se avessi obbedito, non sarei stato qua. E ho fatto bene a disobbedire. E ho onorato mio padre e mia madre facendo così. Li ho onorati. E oggi, dopo un parto lungo, che è stato progressivo dall'accettazione, si è arrivati oggi a veramente l'entusiasmo, la commozione, la felicità. Mio papà ha detto non ti vorrei più qua, sono più contento saperti là. Mia mamma, guarda, andare a vederti andare via a Roma ogni volta mi viene il magone, ma sono così felice sapere che là stai bene, che non farei niente per te. Che meraviglia. Cioè il Signore con la sua opera ha portato i genitori eccezionali che ho avuto a essere più padre e più madre. Non è una cosa statica, è una cosa dinamica. Questo ho fatto esperienza da figlio però, non da genitore. È molto bello. Un unico esempio, e concludo con questo esempio. Dopo il matrimonio ci sono delle cose che il Signore dopo il matrimonio vuole da due ragazzi che si sposano. Non fa parte dell'onorare il padre e la madre un amore ai genitori che rischia di distruggere la tua vocazione, il tuo rapporto con lo sposo e con la sposa. Non fa parte dell'onorare la madre, un onorare i genitori, interpretare l'onorare il padre e la madre in un modo tale che distrugge e mette a rischio il tuo rapporto che sta nascendo con questa persona. Al primo posto c'è lo sposo, c'è la sposa. Anche questa è una buona notizia della nostra fede. Dice il Vangelo, non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola, lascerà il padre e la madre. Vivere tutta la vita con i sensi di colpa, dell'abbandono dei propri genitori, bisogna sicuramente stargli vicini nei momenti difficili, quando si ammaleranno, è un nostro dovere, una nostra responsabilità, ma plasmare la nostra vita su di loro, questo è un rischio troppo grande. E quando due si sposano, al primo posto ci deve essere l'altro che arriva, non i genitori. Se rimangono ancora i genitori al primo posto, c'è qualcosa che non funziona ed è pericolosissimo. E questo penso che tanti di noi lo sappiano anche forse per esperienza, quanti problemi ci sono in questo senso.